Iniziativa comune delle Camere di Commercio e degli amministratori locali di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia contro i tagli di Trenitalia a San Benedetto del Tronto, l'incontro per mettere a punto le prossime strategie. Per noi c'era Pierpaolo Rivalta. Un fronte unico per la dorsale adriatica, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sottoscrivono un documento comune su iniziativa degli enti camerali. Pesanti le conseguenze economiche, oltre ai comprensibili disagi causati dai tagli di fermate e tratte operati da Trenitalia. I collegamenti con il nord sono buoni fino a Rimini, poi iniziano i dolori. Diverse località sono ormai tagliate fuori dai treni a lunga percorrenza, mentre calano anche i collegamenti locali. In tutto l'Abruzzo non ci sono fermate dalle 18 alle 5 del mattino. Il documento chiede interventi alle regioni e parlamentari del territorio. In programma incontri con il ministro Passera e con l'amministratore delegato di Trenitalia Moretti. Filtra la possibilità di miglioramenti per Pesaro e San Benedetto, ma non basta. Si chiedono investimenti strategici per non scivolare ai margini dei grandi collegamenti. Oggi erano presenti i rappresentanti delle istituzioni, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio di tutte e quattro le regioni. Con oggi nasce un patto tra le regioni dell'Adriatico per le attività di sviluppo di questa area. Io credo che sia un fatto importante questa iniziativa perché c'è la volontà di camminare insieme. Non possiamo più accettare scelte governative che rendono questo territorio un territorio, creano l'isolamento di questo territorio e quindi noi non l'accettiamo. Noi diamo ogni anno 40 milioni di euro a Trenitalia per migliorare i servizi, ma le risposte che riceviamo in cambio sono sempre più deludenti, quindi c'è questo confronto, ma questo confronto a un certo punto dovrà avere anche una risoluzione, perché se dopo 2 anni di confronto non arriviamo a nessun miglioramento del servizio, ci viene il dubbio che questi 40 milioni che noi eroghiamo ogni anno a Trenitalia possano anche venir meno e essere indirizzati altrove.